Ciao a tutti, sono qui con Andrea Melloni. Ci sono delle peculiarità che vorrei condividere con tutti voi, perché secondo me sono molto interessanti sull'RT Shuttle 7 e il nuovo Soft Bait Stinger. E chi meglio di lui può spiegarci queste cose? Vai Andrea, vai. Allora ragazzi, RT Shuttle 7. Tutti conoscete bene il nostro RT Shuttle, che è già disponibile in tante misure, va dal 2.8, 3.5, il 4.5 e ora l'abbiamo arricchito. 3.5 e 4.5. Ecco la collezione completa con il nuovo 7 pollici. Con il nuovo arrivato che è il 7 pollici, destinato ai grandi predatori. A un pubblico adulto. A un pubblico adulto. Le sue caratteristiche sono le medesime dei suoi fratelli minori, ovvero un'accentuata azione di rolling. Il particolare disegno della coda a paddle fa sì che nelle fasi di recupero anche a bassa velocità l'esca rolli in maniera molto accentuata, movimento che sappiamo in freshwater essere particolarmente adescante quando applicato alle soft bait. L'esca viene fornita nuda, come gli altri RT Shad, e abbiamo allora pensato di creare l'accessorio per permettere di rigare questa come anche altre esche. L'accessorio soft. Perfetto. L'accessorio perfetto, che è il Soft Bait Stinger, che ora ti vado a spiegare un pochino più nel dettaglio. Questo è interessante. Il Soft Bait Stinger è composto da una screw, una vite, che serve appunto ad applicare il sistema alla bocca dell'esca, che può essere un pesce come un grab, come il nostro RA Grab da 8, e come l'RA Twin da 8, come l'RA Shad da 6. Abbiamo poi una girella tripla, dopo ti spiego bene il perché, okay. E abbiamo l'ancoretta e un bracciolo con due pin che porta a una seconda ancoretta. Notiamo che una volta applicato, i due occhielli sono uno orizzontale e uno verticale per permettere di essere calzato perfettamente sotto la faccia del richiamo. I due pin, vedrai, sono uno più lungo e uno più corto nella parte anteriore. Perché? Per facilitare questo sistema di espulsione. Esatto. Perché cosa deve fare il Soft Bait Stinger quando il pesce a bocca? Si deve sganciare dal corpo e permettere all'esca di fuoriuscire dalla bocca del pesce in modo da avere un unico trave che va dalla canna all'ancoretta, che appunto è nella bocca del pesce. La girella tripla serve ad eliminare il rischio di slamatura da torsione. Infatti, se non ci fosse la girella, l'ancoretta torcendosi arriverebbe al punto in cui non può più girare e allargherebbe il buco nella bocca del pesce, facilitando appunto la slamatura. Grazie a questo sistema invece il Soft Bait Stinger è libero di girare eliminando la torsione. Altra nota interessante: questi pin non hanno né uncini né barbigli. Il pescatore sarebbe portato a pensare che non aderiscono perfettamente, ma non è così, anzi. Proprio il fatto che non hanno barbigli fa sì che una volta noi abbiamo creato il buco nel corpo del pesce, come potete vedere, l'abbiamo già tolto e rimesso diverse volte nel provare il video, sta al suo posto, ma nel momento in cui il pesce abbocca si sganciano. Interessantissimo. Se noi avessimo avuto gli uncini col barb, avremmo tutte le volte rotto l'esca. Ogni volta che il pin fuoriesce crea un buco sempre più grande, invece qui il buco è sempre lo stesso e per effetto del materiale soft ogni volta si va a restringere, certo, attorno al pin. Perciò Soft Bait Stinger, la soluzione che ci serviva per armare le nostre soft bait.